questa è la parte della comunicazione. Quindi è più vantaggioso, non ho capito, avere un prodotto... Sono due scenari molto diversi. Ok. Se te, perché il problema qual è spesso? Che quando te condividi un catalogo con altre persone, da quello dei prezzi, uno dei motivi per cui tanta gente cominciava a fare e-commerce è che tanto più compri da un fornitore, tanto più sconto ti fa. Quindi cosa facevano? Dicevano, guarda, io guadagno dalla vendita nello store fisico. Cioè io, Euronics, guadagno quando viene Euronics in conto. Perché io non riesco a vendere più caro. Quando compri online, per essere concorrenziale con gli altri, io non ci faccio margine. Cioè, lo vendo per la gloria. Non proprio per la gloria, per raggiungere quei volumi che mi danno diritto a una scontistica quando lo compro, per cui da una parte online posso 5 prezzo più basso, dall'altra, quando vendo nello store fisico, posso marginarci. Che però sì, non sei coerente, quindi in teoria non è corretto. Ci sono anche gli sconti che sono solo sul sito, cioè solo si compra online. Certo, questo però la strategia di base, cioè ogni azienda fa cosa di base. Capita spessissimo che c'è un'azienda che ti fa uno sconto di Black Friday, è alle porte. Ci sta che io lo faccio online, il negozio no, tanto si viene il negozio sempre uguale. Ma non è più probabile che uno compra in un negozio? Non più. In realtà se va in negozio tanto può più alto. Cioè, o comunque può passare uno sconto inferiore, però quello dipende davvero, ogni azienda fa storia a sé, non c'è una regola. Tendenzialmente sarebbe buona norma essere coerente, cioè quello che offre da una parte lo offre anche dall'altra. Tra l'altro, chi ti viene fisicamente nello store appunto ha un carrello medio tendenzialmente superiore, perché appunto tutto l'e-commerce, il corredato, il prezzo, lo stiamo per finire, ancora 5, lo stanno guardando 1000, chi ha preso questo, ha preso anche quello, eccetera, eccetera, ha lo scopo di aumentare il carrello medio. Cioè, io vengo da te per comprare la Cotto, io vengo da te perché c'è l'olio a sconto e esco con un carrello pieno con 150 euro, dopo ho speso 10 euro. Questo è molto facile da fare dentro un negozio fisico, ma andate a vedere le interviste di Rovazzi. Rovazzi nell'ultimo video, faccio quello che voglio, come si chiamava? No, quello che va a girare nel centro commerciale, che cambia la voce. Ah, sì. Ecco, un'intervista bellissima dove dice... Tutti gli sponsor mi chiedevano di mettere dentro i loro prodotti. A un certo punto, sempre più come fare a mettere in maniera organica, che non risultasse appunto forzosa, la presenza di questa roba nel video. Lì mi è venuto l'idea di fare un centro commerciale. Dice, in tutto quello che vedete in questo video, non c'è niente che sia lì per caso. Niente. Ma altrettanto, ma se voi andate a un negozio normale, non vi aspetterete mica che il cassetto di quei prodotti e di quegli altri prodotti sia lì per caso. No, certo. Tutta quella roba lì, l'azienda che ce lo mette, paga e ha dei contratti dove si decide questo. Cioè io sono un brand nascente, vado in Coop e il Coop mi dice io ti metto a altezza occhi nel mezzo al reparto che cavano, non so, c'hanno degli studi che dicono quali sono i posti premianti. Mi paghi se vuoi stare lì. L'azienda leader invece si comporterà in maniera opposta, andrà da Coop e gli dirai se vuoi continuare per me e mi metti nell'angolino, voglio stare lì o niente. Questa però appunto è trattativa fra privati. Una delle strade che posso fare, appunto molto semplici, devo pubblicizzare il mio brand. Scopro che tutte le persone che possono essere potenzialmente interessate al mio brand frequentano un certo forum, una certa pagina Facebook. Tralasciando tutte le intelligenze artificiali, chiamo quello e gli dico ascoltami, ma perché non si fa una collaborazione? Beh, mi mette la pubblicità lì, io so che dice la gente interessante per me, non c'è intelligenza artificiale, non c'è, c'è un po' di consenso, nei casi. Vale bene come regola, cioè non è che viene meno questo, e questo si riflette un po' in tutti gli ambiti. Non so, a parte se entra nel link building che è un po' più diverso, però la presenza online, la citation è davvero importante. Non c'è solo il link verso di te da altri siti, c'è anche semplicemente gente che ne parla. Ovviamente i motori di ricerca sono perfettamente in grado di capirlo, anzi, in dei casi arriva ad assonanza. Cioè, se io scrivo Scottex, io sto scrivendo carta igienica assorbente, sono sinonimi, non sono pure. Ora, quello è un caso particolare, è un fenomeno che era già avvenuto al di là del web. Cioè, Scottex dentro il nostro cervello era già carta assorbente per tutti, pure come, come Rosella, diventato crema di nocciole. Esatto, allora quello è un altro caso. Come Rimmel, che è una star. Esatto. Però ora si chiama. Prendi Rimmel. Oppure io non sarei crimine, magari quello non cioè, è, non si sa, sì, magari l'avevano più tipo i nostri genitori, non so. Comunque era sbagliato, quindi va bene. Ovviamente quando riesci a far sì che il tuo prodotto diventi il nome di una categoria merceologica, hai quanto c'entra. Però qui appunto c'è possiamo fare una chiacchierata bellissima su cosa dei nuovi brand sono riusciti a fare.
quando nella realtà che viviamo tutti i giorni, o almeno carta mirata. La realtà di tutti i giorni è quella dove te sei un signor nessuno agli occhi dei tanti, dove proponi un prodotto che non è niente di incredibilmente diverso da ciò che già c'è, dove sostanzialmente siamo come tutti quell'altri, perché alla fine siamo prodotti come tutti quell'altri, no? Nella nostra vita nessuno di noi ha lo stesso livello di capelli, la stessa maglia, perché ognuno di noi cerca la propria identità. Altrettanto avviene anche lì, pur essendo tutti dotati di due reni, due gambe, due braccia, due occhi, e grosso modo si funziona allo stesso modo, ci sono alcune peculiarità che fanno sì che mi possa innamorare di una persona e farmi stare sul cazzo l'altra, pur essendo sostanzialmente uguali. È quello che bisogna fare anche lì. Ora non so se ci sono. Infatti non è a caso che addirittura adesso ci sono i neuroscienziati che diventano amministratori delegati di grosse strutture. Cercate Giuliano Trenti, un neuroscienziato che ora si occupa di neuromarketing. Se vi piacciono motori di ricerca, Giuliano Trenti. Se vi piace Trenti, tipo Trento, fa più duro. Se vi piacciono motori di ricerca, Giorgio Taverniti è oggi una persona abbastanza curiosa. C'è una pagina Facebook che si chiama Fatti di SEO, che racconta tante cose sull'evoluzione che c'è dietro questi sistemi, e sono carine, appunto, perché ogni giorno arriva e Google dice: da domani si può comprare su WhatsApp, sistemi di pagamento su tutti i sistemi della Microsoft, Facebook, WhatsApp, Instagram, eccetera eccetera. Ok, novità tecnologica. L'interpretazione sociale di ciò, cioè cosa vuol dire, come cambia il mio domani, non solo come professionista ma anche come utente di me. Cioè, davvero, si va verso un mondo dove l'e-commerce non mi serve più, o almeno servirà sempre molto meno. Noi saremo semplicemente chiamati a dare i dati di ciò che vendiamo, che saranno presenti su qualsiasi piattaforma, ovunque io sia avrò la possibilità di acquistare. Dall'altra avrò la, come si può dire, il dovere di differenziarmi dalla mischia, perché ogni volta che il mondo si avvicina, che nasce una tecnologia che fa sì che, appunto, anche quello dall'altra parte del mondo sia più simile a me, perché è più facile cercare, perché è più facile trovare, eccetera eccetera, diventa più importante distinguersi. Questo è un po' il motivo per cui è importante verticalizzarsi nel lavoro, quindi studiare benissimo un argomento mentre si studia anche tutti quegli altri, perché non si può pensare di essere un grafico eccezionale se non si ha idea del perché sto facendo quell'immagine. Quell'immagine mi finisce su un sito che verrà misurato automaticamente come CRO, che è Conversion Rate Optimization, cioè della gente che ci butta, quanta gente interagisce, quanto si scrive la newsletter, quanto scorre tutta la pagina, dove si sposta col mouse, e i tracking, te tracci d'occhi, dove va, chi guarda. Cioè, pensate, un esempio classico è quello, vedete presente la porta, lascia i dati, e sopra c'è la faccina di una persona. Spesso le form hanno un'immagine di una faccina, c'è una faccina accanto alla form, non serve più una. Allora, immaginatevi questo, no? Qui c'è in questo caso, lì c'è una seggiolina disegnata. Ora non viene in mente nessun sito che ce l'ha, però è molto frequente che in questi siti tu trovi una faccia che ti guarda, perché noi gli occhi li vediamo ovunque, noi si guarda ovunque e si dice sembra un cane. Noi siamo geneticamente formati a antropomorfizzare tutto, no? Nessuno di noi trova strano il fatto che nei cartoni animati ci sono un orso che va giù il capo e sembra un umano, no? Noi abbiamo una predisposizione genetica a antropomorfizzare qualsiasi cosa vediamo. Quindi quando vediamo qualcosa di già umanoide di suo, ci aiuta. Ovvero, se dentro un sito ci sono delle facce, mi colpiscono un milione di volte di più di qualsiasi foto stupenda che non contiene persone. Se quella faccia mi guarda, gli occhi sono la prima cosa che noi cerchiamo. Pensate semplicemente a quanti insetti hanno finti occhi sulle ali per depistare l'avversario. Noi siamo progettati per individuare un occhio con facilità. Dove guarda l'occhio? Queste cose qui vengono, perché sono bellissime, sono degli studi che sono bellissimi, andate a cercare gli studi di eye tracking, di se io metto una faccia che sulla pagina fa così, e lì c'è la forma dove si scrive, io è più facile che guardo lì, rispetto a una faccia che tipo c'ho la forma e la segretaria è così, no? In questo caso la mia attenzione è appunto di là. Invece il mio obiettivo è di qua, quindi è molto meglio l'immagine che fa così. Ora ovviamente tutto questo deve essere fatto
sì, facendolo apparire naturale, perché ovviamente se ci mette uno che fa così, o riesco a essere simpatico in ciò, e allora è andata benissimo, o è innaturale, o fa cacare, semplicemente quando presenta il cliente ti dice penso e chiaro. Inoltre c'è anche la faccenda ovviamente difficile, voi vi relazionerete con un'azienda che ha avuto un modello di business che probabilmente ha funzionato per 30 anni, che ha quindi un'immagine di sé, e questa non è che abbia tutta sta voglia di fare certe cose nei casi, perché la cosa che è difficile capire è che appunto quando io sono un'azienda che ha vissuto 30 anni in un certo modo, con un certo pubblico, con quel pubblico parlo in un certo modo, le stesse cose, la stessa scala di valori, le stesse informazioni, perché quelle sei te e non puoi fingere di essere proprio un altro, verrebbe fuori, in un'altra piattaforma si comunica in un altro modo, e anche questo è laborioso, nel senso che uno dei problemi che ho io, che appunto se devo parlare con il pubblico di TikTok, io non parlo quella lingua, è un'altra lingua, è come se fosse, non lo so, tedesco, non lo so, c'è poco da fare. Se io provo a parlare al pubblico di TikTok dicendo le stesse cose che dico al pubblico di Facebook, io non so la loro lingua, e quindi tutto ciò che dirà per loro sarà noioso nella migliore delle cose. Questa è un po' la sfida, infatti, capire come evolve il pubblico, capire come parla col pubblico. Non c'è solo l'intelligenza artificiale che ci fornisce un target definito, perché lo fornisce a tutti. Quindi è come si dice, vai, ora vado a comprare un Ferrari, ora vado più veloce. Se l'hanno comprato a tutti il Ferrari, ma è come guidarti un'altra volta. Quindi sicuramente c'è la capacità di utilizzare il mezzo tecnico, e qui e sono io, l'esperto ADT, l'esperto SEO e via dicendo. Ma a questo poi ci va messo sopra l'esperienza emotiva umana, il design, la grafica, la capacità di tradurre in un qualche cosa che è bidimensionale un'esperienza. Bidimensionale però è forse un po' grande. Ora, ho toccato alcuni temi, si è buttato un po' in filosofia, ma su quello che è il vostro anzi mancano 6 minuti, qualsiasi domanda, se ci sono cose non chiare è davvero difficile riassumere questo, quindi ho spaziato un po' a destra un po' a sinistra, però se c'è qualcosa che dovessi, secondo voi ho detto una cavolata, cosa per la trovare, ditelo tranquillamente. No, prima, proprio la prima battuta di entrata, quando hai detto riguardo le scarpe, perché cerchi di posizionarti su Google, quindi la prima cosa che fai è di andare come risultato organico. Sì. E poi hai commentato gli annunci dicendo che non... Cioè... Aspetta, allora l'ho sorpreso. Infatti. Comunque, questa è la pagina di Google, è il frutto un po' finale, tutta la parte dei social, eccetera, eccetera, può essere almeno capito. Io metto un periodo su Google, io cerco, se faccio una ricerca che non è ancora vicina all'intenzione di acquisto, non mi conviene spenderci, non ci metto un annuncio a pagamento. Quindi il risultato organico, questo qua sotto. Se mi interagisce anche tu il risultato organico, quindi ti vuoi dentro, legge, eccetera, eccetera, e non hai ancora comprato, se compri sono contento. Se non hai ancora comprato, però a quel punto so che sei un utente super in target. Se ricerchi anche la stessa cosa, a questo punto so già che le informazioni ce l'hai già, non stai più cercando informazioni. O appunto fai una ricerca ancora più esplicita, economica, prezzo, online, cioè stai cercando una forma d'acquisto, entro anche con l'annuncio a pagamento. L'annuncio a pagamento su Google sono principalmente di due tipi, quindi quello testuale e quello shopping. Quindi tu dici proprio a livello di interfaccia dovrebbe essere personalizzato in base a che utente hai davanti? Questi risultati qui, ora questo risultato qui probabilmente è il risultato più standard della storia perché è la prima volta che cerco sta cosa. Quindi Google dice che ti faccio vedere un risultato molto standardizzato. Ma questa roba qui dentro cambia a seconda di che cosa ho fatto in passato. Cioè, i risultati cambieranno sempre di più, non solo su Google, ma anche in e-commerce. Questo, non so. Proviamo a cercare tutti i scarpe rosse. Questa cosa, andate a cercare. Ah, carino, poi fate lo screenshot per li confrontate. Guardate, gli esempi dove si vede benissimo sono tipo le mappe sono ovviamente personalizzate su dove sei. Se voi avete una ricerca dove siete abituali, perché spesso le persone tante cose cercano più di una volta, il problema è quando è la prima volta che lo fa. Quando è la prima volta che lo fa, hai poche informazioni su come ti reagirà su quel contenuto, quindi fai più o meno vedere le stesse cose. Ma questo è un e-commerce, qua dentro ci sono dei software, questi contenuti qui vengono generati da un algoritmo. Cosa fa questo algoritmo? Se io sono venuto qui, e cosa farà sempre di più? Ovviamente tutta questa roba si paga, è anche cara. Cioè sono abbonamenti a 500-600 euro al mese, quindi un cliente ce lo porti nel tempo, se è un cliente nuovo. Se lavori con un'azienda grande, viene e ti dice, e te le chiede come credenziali, te sai già usare Clerk, cercate di Clerk, Clerk è
un famoso software che si sta all'interno di e-commerce per fare questo. SalesManago, ce ne sono tantissimi, sono dei colossi che appunto fanno questa cosa qui. Mi personalizzo il contenuto. Se io sono già stato su questo sito e guardo le culle, è inutile che tu metta in home page i lettini. A me mi serve la culla. Ma se torno fra due mesi, il bimbo è cresciuto, mi serve il lettino. Quindi il contenuto cambierà. Lui lo sa. Lui ha il dato, lui lo gestisce in maniera automatica, noi siamo chiamati a perfezionare quel dato. Tipo, cosa succede? Tipo, il software, se compri una stampante, non ha la capacità di capire che fra un mese mi serve la cartuccia. Okay. Lo fa male. Può pensare al massimo che mentre compro la stampante mi metto da parte anche delle cartucce. Ma io fra un po' sono chiamato a fare remarketing e io lì mi devo studiare. Io ho delle persone, quindi segmento la gente che passa dal mio sito. Ho venduto 1000 prodotti. Ho venduto 300 stampanti, 500 risme di carta e 200 qualche cos'altro mescolato. La difficoltà appunto è cercare di avere macro gruppi, perché spesso poi ti trovi roba sbriciolata, difficile da logicamente accorpare. Ma se vedo che ho venduto 200 stampanti, io so che la vita media per chi ci lavora in questo settore, no? Io so che in media una stampante fra due mesi finisce le cartucce. Io fra due mesi faccio la newsletter dove ti dico compra le cartucce. Quella è una cosa che l'intelligenza artificiale fa male, nel senso l'intelligenza artificiale mi aiuta a fare cosa? A dirmi, oh, quelli delle stampanti sono loro, e hanno comprato questo tipo di stampante, e hanno questo tipo di abitudini, e aprono le mail a quell'ora lì. Quelle cose lì l'intelligenza artificiale la fa, e sarebbe, ti smazza un sacco di lavoro. Cioè, l'intelligenza artificiale non fa niente che non puoi fare anche te, semplicemente lo fa lei per te, e quello è il vantaggio. È molto più veloce lei, esatto. Potendo gestire una quantità di dati infinita. E tantissime delle cose dell'intelligenza artificiale che usiamo oggi non sono degli algoritmi che non esistevano 20 anni fa. Non esisteva la potenza di calcolo per renderli fruibili a tutti. Cioè, anche 20 anni fa c'era la tecnologia per fare la scansione di una foto, per intendersi. Ma la fotocamera costava il libro. Il computer che era in grado di elaborare milioni di pixel non esisteva. O dovevi quindi mettere insieme 140.386. Oggi bastano 4 i7 e hanno fatto lo stesso lavoro. Quindi è diminuito il costo tecnologico di fare quelle cose. Quindi noi siamo chiamati a fare quella parte che il motore di ricerca, il software, eccetera, eccetera, ancora non è in grado di fare. A me dice del nostro, appunto. Se compri la stampante e poi interessare la cartuccia, oppure in maniera provocatoria, quando atterri sul sito e vedi una stampante e nei prodotti correlati ci sarà già il rischio, la cartuccia, eccetera, eccetera, andiamo a mettere dei filtri. Quindi io rischio e dico, ti faccio vedere soltanto altre stampanti un pochino più costose. Quindi cerco di farti aumentare il carrello medio. Ti faccio, se hai comprato una stampante super economica, ti mostrerò la risma di carta più cheap che c'è. Se hai comprato una stampante buona, forse vuoi anche una carta di qualità. Queste cose qui all'inizio le nutriamo noi. Poi una volta che questo comportamento si ripete, lo conoscerà anche il software e il software sarà in grado di farlo da solo. Ma certe cose il software non può predire, perché non ha buon senso. Cioè il software lavora soltanto analizzando il passato. Che è una cosa importantissima, tanta gente dovrebbe imparare da Pappe, non ci si domanda mai chi sera, cioè, sì. bisogna partire dal a proposito di Barbero. Ma noi abbiamo l'opportunità di fare qualche cosa che il software non sa fare, cioè predire, o meglio, il software predice il domani solo sulla base dell'esperienza passata. Cioè se lui dice l'anno scorso si è venduto un frigorifero, quest'anno 2, il prossimo anno 3, l'ovvia conseguenza, anzi 4, perché cresco del 100-600 l'anno. Ma in ogni caso può sapere. Ci può anche aver indovinato. Noi siamo quelli che invece si può riuscire a capire. L'anno scorso c'è stata la campagna di rottamazione che fece bene, per cui se aggiornavi i tuoi elettrodomestici dove devi vendere, il prossimo anno non la fa, e io lo fermo quel software. L'anno scorso ha fatto molto caldo e quindi si sono rotti più frigoriferi. Io ho diversi clienti che vendono sandali, quest'anno è stato un giugno piovoso. Erano tutti a giro con l'asciare web. Perché più vero? E la gente sa, non è un bravo. Io mi guardavo dati storici, tutti gli anni c'era un picco a giugno che mi partiva da vendere su e-commerce dei sandali e io ero disperato. Quindi cosa fai lì? Lì ho cominciato a vendere sandali su mercati dove era già arrivato il buon tempo. Ma in Italia doveva. E quindi dicevo devi andare tre anni giù. Lo vedi. Cioè non puoi predirlo questo. Sì, ma tra venti ci fida male per lì, perché ti comincia a dire? Per un certo punto le cose vanno uguali. Scusa. Poi i grafici cominciano ad allontanarsi, no? Se ti metti 2018-2019, se aumenta la pollice, sempre di più, sempre di più, cominci a domandartelo.
te, spera che tu stia facendo dei flexi, ti chiama il cliente perché se ne racconta prima lui e già non ha più vedere. comincia a domandare perché. Quindi anche lì, tutte le volte, alla fine, cosa fai? Il conto della serva, fingi di essere un utente, vai su Google e cerchi quel prodotto lì. Vedi quali sono le parole chiave con cui ti cercavano l'anno scorso, vedi se quest'anno le cercano uguale all'anno scorso, vedi che la cercano di meno. Perché? Perché la cercano di meno o perché la chiamano in un altro modo? Perché potrebbe essere cambiato il modo in cui si dice certe cose. Pensate alla voice search, Alexa, siamo tutti in casa ormai, Alexa, via dicendo, sintetizzatori vocali, cellulari. Oggi la gente cerca delle cose che prima non esistevano, prima dovevo scrivere. Quindi erano tutte ricerche corte, da mobile cortissime, perché da scrivere da mobile è una fatica impressionante. Oggi c'è gente che, perché c'è, ci fa una frase lunga. Ciao Google, ehi hey Siri, mi dici dove posso trovare una cosa così? Cioè, è una cosa che non esiste due uguali. Quindi è per quello che serve tanta intelligenza. Google Bert è l'ultimo aggiornamento che ci ha avuto Google. È un aggiornamento che cerca proprio di capire, ma alla fine perché volete? Perché sennò ci sono 1,5 miliardi di parole chiave, come si chiamano qui, per la stessa cosa. Perché ognuno la racconta a modo suo. E quindi, appunto, un mare di fuffoni per cercare di capire come muoversi, di cosa ti posso offrire, cioè ti ritrovi lì appunto con due grafici che si discostano, vai a vedere, no, la parola chiave non è cambiata, il mio prezzo è ancora quello in proporzione al mercato lo stesso di prima, escludi le variabili, fino a che a un certo punto puoi, con una ragionevole certezza, dire al cliente è perché piove. Grazie. In realtà dei casi c'è il culo, perché? Perché spesso ti lavori su più clienti nello stesso settore. E quindi se il fenomeno è trasversale e riguarda tutti quelli che vengono in un settore stagionale, vuol dire che la stagione è molto più difficile quando ti ce l'hanno solo. Cioè, se io ho un'azienda di camion e ho solo quella azienda di camion, se quest'anno va di meno, sì, possa, anzi, tra virgolette, quello è un caso facile, perché qualcuno pubblica i dati di vendita dei camion anno per anno, possa andare a vedere. Ma cestini rossi, boh, è passata una moda, boh, cioè è difficile capire quali dati c'è dietro, eh? C'è un sacco di roba, Google Trends l'avete mai visto? Cercate Google Trends, è una cosa carina, ci potete mettere una parola, e è una discherata, però ti dà quante ricerche sono state nel tempo per la mia giornata e quella parola. Abbiamo fatto. Alle due. Alle due. Alle due. No, sono le due. Sono le due. Le due e cinque.